Salve, sono Pino Cuttaia del ristorante La Madia di Licata. Oggi vi preparo un piatto, una spigola in crosta di sale. Gli ingredienti che andremo ad operare è ovviamente la spigola, gli aromi, il sale, un bianco di albume e anche del carbone di nero di seppia che servirà per dare anche una colorazione al piatto. Adesso taglierò un trancio di spigola. Ecco, come vedete la sarà una parte abbastanza alta. Ecco, e andremo a preparare il sale per andare a metterlo poi in padella. Allora, prendiamo del bianco dell'uovo. Ecco, andiamo a versarlo sul sale. Vedete un po', troveremo un po' questo tipo di consistenza. Allora iniziamo a mettere un po' di carbone di nero di seppia, che per realizzarlo non lo troverete in commercio, però per realizzarlo basta mettere un po' di vescica di nero a essiccare e poi lo frullate. Ecco, vedete che è diventata un po' sul grigio. Adesso andremo ad aggiungere un po' gli aromi, un po' di prezzemolo, un po' di timo, un po' anche strappata così a mano, un po' di erba cipollina, se vogliamo anche un po' di salvia, tutto quello che possiamo avere o nei vasi o in giardino, così andremo a dare una colorazione e anche un aroma al piatto. Ecco, prendiamo un fogliettino di carta da forno, lo bagniamo, ecco, gli diamo un po' di... lo pieghiamo in questa maniera, lo possiamo adagiare direttamente sulla padella dove sarà la parte della cottura e andiamo a sdraiare questo sale. Vedete, abbiamo quasi un effetto meringa. Un gesto molto molto semplice e dove avremo il controllo della cottura del pesce. Magari lo andiamo un po' leggermente a modellare. Ecco. Lo andiamo ad appoggiare sopra. Poi lo mettiamo sulla piastra a induzione e quanto vedremo la superficie del bianco arriverà sopra è perché il pesce è cotto, per cui andremo quasi a coprirlo con un po' di carta da forno, così crea un po' di tepore e facilita di più la cottura. Ecco, sono passati 5-6 minuti circa e vediamo come la spigola sta iniziando a stratificare la sua cottura, cristallizzando prima il sale e adesso creando proprio la cottura dal basso verso l'alto. Ecco, quando noi vedremo poi il pesce che è in superficie bianco, vorrà dire che la cottura è perfetta. Provate a immaginare se non avessimo avuto la piastra induzione, sarebbe stato difficile controllare la temperatura con il fuoco. In questo caso invece con la piastra induzione riusciamo comunque a controllare una temperatura sempre costante e non troppo alta, così facilita la cottura della spigola e non brucia ovviamente il sale. Se volete aggiungere qualche contorno o dare un colore al piatto, possiamo anche aggiungere una patata, un pomodoro o qualche verdura che cucinerà insieme alla spigola. Prendiamo, avete visto, si è formato come se fosse una pietra. Ecco, possiamo adagiarla così nel piatto. Ecco, possiamo andare ad aromatizzare il pesce con
gli aromi. In questo caso abbiamo due opzioni: o servirla così ai nostri commensali, oppure estrarla, vedete, in questo caso, dove la pelle è rimasta proprio attaccata, come vedete, al sale. Possiamo poi eventualmente continuare a condirlo con un filino d'olio. Questa è la spigola che abbiamo cucinato in bassa temperatura in crosta di sale con la piastra a induzione.